obbligò a partire dalla fine, un secondo dalla sirena stava per maturare il 3-2 che sarebbe servito tantissimo per la vostra classifica. Sì, sì, avrebbe dato una bella scossa. Purtroppo il palo non è andato dalla mia parte, è preso il palo interno ed è uscita, però va bene il 2-2. Come giudichi la prestazione di squadra contro una Soccer Altamura che non ha mai perso in campionato e che quindi ha un valore particolare per voi, immagino? Sì, sì, eravamo reduci da un bel lungo stop, siamo più ferme da più di un mese. Potevamo giocare meglio rispetto al solito, questo è un campo nuovo per noi, anche per noi, anche se giochiamo in casa, ci hanno chiuso il nostro palazzetto, però sono contenta, potevamo fare meglio, però sono contenta lo stesso. Ci sono ancora 40 minuti effettivi da giocare per provare a centrare i playoff, si va sul campo del Futsal Prandone con quale spirito? Con lo spirito di sempre, lotteremo su ogni pallone, sappiamo che è una trasferta difficile, sono molto brave loro, riconosco alcune, però ce la metteremo tutta. Ti chiedo cosa porti di buono a casa al termine di una partita in cui sicuramente c'è tanto rimpianto, soprattutto per l'ultimissima occasione, immagino. Beh, sì, sicuramente un ottimo gioco, noi che non giocavamo da un mese avevamo fatto 3 turni di stop, quindi riprendere a giocare non era stato facile col fatto che poi non stiamo neanche giocando nel nostro palazzetto, quindi veramente un ottimo gioco, mi è piaciuta la squadra, ci siamo cercate, ci siamo aiutate, sarebbe stata una partita molto difficile sia da un punto di vista, diciamo, prettamente tecnico, tattico, che anche fisico. Quindi sono, diciamo che a parte il punto del risultato, sono molto contenta della prestazione delle ragazze. Giocavate contro una squadra attrezzata per provare a vincerlo il campionato, è tuttora imbattuta in stagione regolare, terminerà così. Ti chiedo qual è stata la chiave per poter mettere in difficoltà questo avversario? Sicuramente l'idea che stessimo giocando contro una grande forza del nostro campionato, una squadra così attrezzata va affrontata con assoluta concentrazione, attenzione dei dettagli, loro sono state bravissime a fare tutto questo nell'arco, diciamo, di tutta la partita. La vostra di stagione regolare non è terminata, si va sul campo del Futsal Prandone per uno scontro playoff, con quale spirito? Lo spirito di giocarci il tutto il più possibile, insomma. Noi entriamo in campo sempre cercando di portare in campo la migliore performance, che sia del singolo, della squadra, quindi andremo a Prandone con quest'ottica e poi guarderemo la classifica.